Oggi vi sono delle terapie, dei protocolli terapeutici che, anche se non guariscono la malattia, ancora non riusciamo a correggere il difetto di base, consentono di rallentare molto o addirittura prevenire il danno ai vari organi. Tra l'altro c'è ora la possibilità di utilizzare dei farmaci per via aerosolica. Una volta tutte le terapie antibiotiche erano per via endovenosa, con rischi di effetti collaterali anche pesanti. Oggi appunto si sono delineate tutte delle strategie terapeutiche sempre migliori, sempre più efficaci, che consentono di prevenire il danno. E questo è importante perché invece, sempre per la scoperta del gene e il chiarimento della fisiopatologia della malattia, cioè dei meccanismi che poi portano al danno degli organi, in attesa di queste terapie risolutrici che correggeranno il difetto di base, è sempre più importante fare questa prevenzione e mantenere le persone affette nel miglior stato possibile. La Fondazione ha svolto un ruolo importantissimo in Italia, sia come supporto alla ricerca, quindi cercando di sostenere i gruppi più attivi, più promettenti e che hanno dato i risultati qualitativamente migliori. Abbiamo degli esempi di ricerche finanziate dalla Fondazione che hanno avuto riconoscimenti a livello internazionale. E quindi la Fondazione ha fatto questo utilizzando dei criteri di trasparenza e quindi indicando il metodo giusto per la ricerca. E poi non voglio trascurare anche il ruolo che ha avuto nella formazione. In Italia abbiamo tutti questi centri regionali con un'equipe multidisciplinare che si occupa dei vari aspetti della malattia e assiste quindi in modo globale la persona affetta. E la Fondazione si è fatta carico di diversi percorsi formativi che hanno aggregato tutte queste figure e dato loro degli strumenti di crescita, sia professionale che nella ricerca.